Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video tecnica. Oggi vi mostrerò una pinza speciale, una pinza innovativa, la One Step Crimper. Questa è la pinza, la One Step Crimper del marchio Big Buddy. Questa è la confezione con cui si presenta. Vediamo subito che insieme alla pinza è compreso un piccolo contenitore pieno di schiaccini. Si tratta di 50 schiaccini a tubo da 2 mm. Questa pinza, come altre pinze speciali particolari, la trovate all'interno della categoria pinze speciali nella sezione componenti attrezzi del sito di Hobby Berline. Ora andiamo a vedere più nel dettaglio le caratteristiche di questa pinza. Prima di tutto vi voglio parlare dell'innovazione, diciamo, di questa pinza, perché si differenzia nettamente dalla pinza classica. In cosa si differenzia? Sicuramente vi ricordate che la pinza classica specifica per schiaccini è caratterizzata da due fessure. Con la pinza One Step Crimper non esistono più queste due fessure, ne è presente una sola, perché proprio la sua caratteristica più grande è quella di riuscire a bloccare uno schiaccino con un solo gesto, quindi è presente un'unica fessura, quindi ci evita un doppio passaggio caratteristico della pinza classica per schiaccini. E poi un'altra caratteristica importantissima è che si tratta di una pinza universale, va bene per qualsiasi tipologia di schiaccino, quindi di schiaccini a tubo, schiaccini a pallina e per qualsiasi misura. Questa è anche un'altra differenza rispetto alla pinza classica per schiaccini, perché per esempio questa si consiglia solo per l'utilizzo degli schiaccini a tubo e poi in base alla grandezza dello schiaccino, diciamo, ci sono anche differenti grandezze di pinze per schiaccini. Questo perché la grandezza delle fessure delle pinze per schiaccini varia in base alla misura dello schiaccino a tubo. Vediamo come si utilizza. Allora, inseriamo lo schiaccino, inseriamo il cavetto nella solina della chiusura, ripassiamo all'interno dello schiaccino. Ok, dopodiché prendiamo la pinza e i manici devono essere sempre aperti. Alziamo qui e ci posizioniamo all'interno di questa fessura. È importantissimo che lo schiaccino si posizioni proprio centrale alla fessura, perfettamente centrale. Ok, abbassiamo appunto questo piccolo manico della pinza e dopodiché stringiamo i manici più grandi. E abbiamo fatto. Alziamo il manico più piccolo e togliamo lo schiaccino. Ed ecco qui, in un solo gesto lo schiaccino si è bloccato, si è fermato, vedete? E si è chiuso perfettamente, creando la fessurina centrale. Quindi in pochi secondi, con un unico passaggio, si riescono perfettamente a chiudere gli schiaccini. I passaggi, li abbiamo visti, sono semplicissimi e sono riportati anche sul manico della pinza, oppure li trovate anche nel retro, della confezione. Questo è tutto per questa nuovissima pinza. Per qualsiasi dubbio o informazione, sapete che siamo sempre a disposizione. Ciao!